Circa l'ossequio dei poveri, avete un modo molto significativo di chiamare i vostri assistiti, i signori malati. Date la signoria loro, e questo è molto bello. Il Santo Padre è stato effettivamente eccezionale, la sua disponibilità a riceverci, perché ha dovuto, come dire, riorganizzare la sua agenda in modo da poterci dedicare questa più di quasi un'ora che ci ha dedicato stamattina. Il rappresentante diplomatico è portatore del carisma dell'ordine, per cui si sente chiamato a svolgere il suo incarico come una missione ecclesiale. Questa natura peculiare della vostra diplomazia, lungi dal diminuire l'importanza, è una testimonianza preziosa, un segno eloquente anche per le altre ambasciate, affinché pure la loro attività sia volta al bene concreto dei popoli e tenga in alta considerazione i più deboli. Poi ha letto un discorso che ci ha anche distribuito, davvero molto incoraggiante, perché ha fatto sentire la vicinanza della Chiesa e delle sue diramazioni con l'Ordine di Malta, incentivato, ha sottolineato la necessità di una collaborazione fra i nostri ambasciatori e i loro nunzi, cosa che noi diciamo sempre, perché alla fine lavoriamo anche nella stessa direzione e sulla base degli stessi valori. E poi, avendoci dato la sua benedizione come ordine religioso, ne siamo onorati. La vostra opera non è solo umanitaria, come quella meritoria di tante altre istituzioni. È un'azione religiosa che dà gloria a Dio nel servire i più deboli. Domino Hoviscum. Sì, nomen Domini Benedictum. Aiutare il nostro in nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.